Radio. Radio, l'informazione a 5 stelle. Ci siamo in collegamento, benissimo. Ciao Enzo! Ciao Gaetano! Eccoci qua, ci siamo. Ciao Enzo, allora la radio Movi Radio, prima radio del Movimento 5 Stelle, lo posso dire. Come va? Come va? Dai, non esageriamo. Non... No, 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 io posso esagerare perché sono caronte, esagero sempre. Un saluto a te Luigi, un saluto a Gaetano e un saluto a tutti. Grazie Enzo. Stanno ascoltando su Movi, su Movi Radio in diretta e su RTL. Grazie. Esatto. Un abbraccio davvero. Io volevo, intanto colgo l'occasione per salutare Lidia Candi, una delle migliori operatrici di Movi Radio. Assolutamente sì, grazie a Lidia. Grazie anche a tutta la redazione che lavora per Movi Radio, il nostro Sergio, il nostro Paolo Piccinelli, insomma siamo una dozzina. Però... che lavora insomma per il movimento e per insomma tirar fuori un po' di informazione decente, perché qua insomma se non facciamo qualcosa noi purtroppo ci si può aspettare moltissimo da quello che è l'informazione dei TG dei giornali, quindi lì ci massacrano. Dicevo, lì ci massacrano sui giornali media. Assolutamente sì, però insomma stiamo vedendo che cominciano un po' a tentennare, perché nonostante stiano facendo una campagna assolutamente denigratoria contro il Movimento 5 Stelle, però stiamo rendendo conto che i cittadini cominciano a dare un po' meno credito ai giornali che ai TG. E insomma cominciano a seguire un po' i nostri ragazzi anche nelle piazze e riescono a capire un po' quello che è il messaggio che insomma il Movimento 5 Stelle può dare in assolutamente. E cominciano un po' a tentennare. Pronto? Sì, ci sono. Sì, ecco qua. Sì, piccolo problema tecnico. Un po' di ritardo, I soliti 20 secondi che si prende. No, no, questa è un innesco, un'altra roba. Questa è la pirlata fatta da sottoscritto. Ci volevo coprire, dai. E noi del movimento siamo gente sincera, le cose si dicono. Vabbè, dicevi, scusa Enzo, dimmi. No, ti stavo dicendo che insomma in realtà i cittadini stanno cominciando a prendere un po' coscienza quello che è il messaggio del Movimento 5 Stelle, quindi cominciano un po' a credere un po' meno alla televisione, ai giornali, e cominciano un po' a cercare anche altre fonti, poi anche per il fatto che i nostri ragazzi sono sempre più spesso in televisione, insomma stanno dimostrando che con la coerenza forse siamo l'unico gruppo politico che dal momento in cui è stato eletto ha detto di fare determinate cose e quelle sono le cose e quelle che sta facendo, è vero, è vero. Esatto, non accetto assolutamente coloro che dicono il Movimento 5 Stelle non sta facendo nulla, perché il Movimento 5 Stelle sta esattamente facendo ciò che ha detto in campagna elettorale. Assolutamente. È vero, è vero. Ascolta, ci racconti brevemente la vostra esperienza, come è partita l'idea della radio, da quanto tempo? Mi sembra che tu sei proprio un fondatore, no? O il fondatore, sì, tu sei il fondatore. Sì, il pazzo fondatore. Come ti è venuta questa cosa, insomma? Dai, raccontaci brevemente questa esperienza. Certo, guarda, in realtà Movi Radio nasce un po', allora, un po' per gioco, nel senso che io mi sono trovato l'estate scorsa, io sono un vecchissimo attivista del Movimento 5 Stelle di Milano e ho sempre fatto le solite riunioni, i soliti banchetti, soprattutto quando abbiamo fatto le elezioni regionali nel 2008 in Lombardia, dove era candidato il nostro senatore, attuale senatore Vito Crimi, e lì abbiamo fatto banchetti al gelo, al freddo, insomma per raccogliere queste firme necessarie per partecipare alle elezioni regionali. Mm-hmm. Dopodiché ci siamo resi conto, io mi sono reso conto, io oltretutto faccio un lavoro molto vicino a quello radiofonico, perché mi occupo di cinema, di doppiaggio e lavoro proprio in un grande studio di doppiaggio, quindi sono... ho un'esperienza dal punto di vista radiofonica e televisiva del
passato che ho fatto in maniera professionale, quindi mi sono detto che cosa si può fare per fare in modo che i cittadini si possano informare senza bisogno di andare magari su internet o di dover cercare la notizia oppure essere iscritti a Facebook. Esatto. Ho detto, non, cosa c'è di meglio di fare una radio, anche perché la radio è un mezzo che permette assolutamente di l'attenzione massima alle parole che si dicono, perché rispetto alla televisione che utilizza un sacco di messaggi visivi, sì, quindi il messaggio di distrazione di massa, lo chiamo io, e l'inquadratura fatta in un certo modo, il guardare come quella signora è seduta, insomma si perdono un po' i concetti. Esatto. In radio, esatto, purtroppo, se segui la radio sei costretto a seguire tutto ciò che si dice. Di conseguenza ho pensato di creare un contenitore radiofonico che diffondesse contenuti, chiaramente musica, perché la radio deve essere comunque... Sì, deve essere comunque musica, allegria e tante notizie, dai, dai. Bravo, bravo. Va benissimo, io ti devo salutare perché tra poco arriva il nostro parlamentare e abbiamo il giornalista nostro che freme dalla voglia di dire qualche cosa. Visto e considerato che oggi eccezionalmente siamo anche con voi. Ecco, ascolta, questa qui è stata un'esperienza piacevolissima, speriamo magari farla per altri appuntamenti, magari anche per tempi un pochino più lunghi, eccetera. Ah, ma certo, certamente, ecco. Guarda, lascio assolutamente la linea al nostro pesarese doc Andrea Tecchini. Certo, Andrea, anche perché, poveraccio, veramente per darci questa mezz'ora di intervista sta facendo tantissimi sacrifici. Guarda, c'è una cosa che devo dire, sì. Ringrazio in maniera assoluta tutti i ragazzi che sono in Parlamento a livello nazionale, a livello regionale in questo momento, è vero, perché hanno sempre una disponibilità pazzesca, nonostante le ore di lavoro che facciano all'interno del Parlamento, però sono sempre disponibili, è vero, è vero, a discutere e a far conoscere. È vero, è vero. Infatti una mia rappresentanza del gruppo sono andati a Roma e sono stati accolti benissimo. Lo so, assolutamente. Guarda, tanto di cappello ai nostri ragazzi. Insomma, stanno aprendo un po' la pista a tanti altri cittadini che prima o poi avranno la possibilità di oltrepassare quella soglia, insomma, contribuire a cambiare un po' questo paese. Va bene, grazie Gaetano. Ovvero, grazie, okay, a te Enzo. Allora, grazie, alla prossima. Enzo. Alla prossima. Noi comunque notizia di servizio, poi stacchiamo a mezzanotte. Perfetto, meraviglioso, siamo con voi. Grazie, ok, grazie, okay. È un piacere immenso. Un abbraccio, ragazzi. Ciao, ti abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao Enzo.